Pronto Soccorso Digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Eccoci qua, ciao prof 2.0. Allora, ricordiamo a tutti che potete chiamare sin da ora, sempre lo stesso numero che è 06 37 35 3302, oppure scriverci su Facebook o su Twitter e il professore 2.0 risponderà a tutte le vostre domande, o almeno ci proverà. Promesso. Allora, partiamo subito dallo smartphone, perché ormai il nostro smartphone praticamente contiene gran parte della nostra vita privata, sì. Solo che molto spesso finisce sotto le mani indiscrete di qualcuno. Ecco, come possiamo tutelarci? Cioè la scienza in questo caso, come può aiutarci? Ma allora, diciamo che questi ricercatori della Abdullah University of Science and Technology hanno creato una cosa, che è il telefono che si autodistrugge. Vedi nella foto lì, cioè 007 sì. Infatti cioè, parlando di una trama del prossimo film di certamente, James Bond, che, giusto? È quello che mi ha copiato la cosa del papillon praticamente. Ah, è lui che ti ha copiato, certo. Scherzo, ovviamente, però vabbè, concittadino. Molto british, certo. Esatto, assolutamente. E questo telefono sostanzialmente si autodistrugge in vari modi. A distanza, se vuoi, mandandogli un messaggino, lo dimentichi e non vuoi che gli altri guardino i tuoi dati, si spacca. Oppure, tipo Mission Impossible. Questo apparecchio si distruggerà, si autodistruggerà in 10 secondi. Esatto, tu okay. Si rompe proprio fisicamente. Sì. Oppure se gli imponi pressione in certi modi si spacca di nuovo. Insomma, è un modo per far sparire fisicamente i dati se tu ne hai bisogno. Se sei una persona normale, cioè, come noi, non hai bisogno. Cioè, io prendo il cellulare, oppure vengo a sapere che il mio cellulare. Non il tuo, è un cellulare apposta. Ne hanno fatto uno così. Proprio così. Per gli 007. Ma... Ah, solo, cioè per noi no. Per noi no, a meno che tu. Vabbè, vabbè, io posso intercedere per te, te ne faccio avere uno se proprio ti serve. Grazie Marco, va bene. E adesso vediamo il primo SS digitale di oggi, pronto? Pronto? Buongiorno professore. Ho letto recentemente un articolo che ci parlava degli oggetti digitali che ci spiano e ho scoperto che tra questi ci sono anche le bambole con cui giocano i nostri figli. Ecco, mi chiedevo, ma è fantascienza o c'è del vero? Grazie. No, c'è del vero, cara, e ha perfettamente ragione, nel senso che tutto questo digitale porta delle cose buone, ma a volte si porta dietro anche dei rischi. Pensi solamente alle automobili, senza divagare troppo, quando erano arrivati i primi tempi venivano investiti tutti perché si aspettavano le carrozze, no? Con i cavalli, invece poi arrivavano questi mostri rumorosi che fortunatamente si sentivano, ma insomma nuove cose, nuovi pericoli, nuova tecnologia. E anche nel digitale succede così, i nostri giocattoli dei nostri figli a volte hanno delle telecamere. E alcuni hanno utilizzato queste telecamere per raccogliere dati commerciali sulle abitudini delle persone. Questo peraltro in alcuni casi è avvenuto anche su televisori che abbiamo in casa, che tengono accesi i microfoni per sentire quello che si dice in casa, eccetera, eccetera. Per sapere, non i fatti tuoi, perché poi questi dati vengono analizzati da grossi sistemi, grosse macchine che interpretano quello che si dice con l'intelligenza artificiale. Capisco. Tant'è che sono state anche vietate. Sono state anche vietate, però insomma... soprattutto magari con tutti questi generi di dispositivi provenienti da zone un po' meno regolamentate, senza entrare nel dettaglio perché qualcuno giustamente però ecco insomma, e allora anche le bambole magari dei nostri figli, è già successo, non solo possono riprendere quello che succede a casa, che non è bello, perché riprendono i nostri figli, ma un cracker potrebbe introdursi, soprattutto se magari è un malintenzionato, e guardare i nostri figli da lontano. Ora, voglio dire, ogni volta che c'è una telecamera, fate come faccio anch'io, insomma, come fa anche Mark Zuckerberg, che hanno visto nella sua foto, un bello pezzettino di scotch nero, ecco, sopra la telecamera, in modo che perché non sapete mai quando sta riprendendo veramente o no, siete sicuri che almeno quella telecamera non riprende. Lo togliete quando serve usarla per qualche scopo particolare. E adesso video curioso, vediamo un po' che cosa hai scoperto, che cosa hai scovato questa settimana. Allora, in sostanza, cosa è successo? Che per le prossime Olimpiadi, invece di utilizzare l'oro, quello, come dire, comprato, commerciale, l'argento e tutto quello che serve, il bronzo per la produzione delle medaglie, estrarranno 2 tonnellate tra oro, argento e bronzo dai nostri dispositivi, perché dovete sapere che all'interno dei nostri cellulari, degli smartphone, dei computer, è pieno di piccole parti, per varie ragioni, di componenti di oro, di
di argento, ah, sì? E di bronzo. Ah. Servono per le connessioni, servono per fare insomma parti elettroniche dei vari che circuiti. Che sono piccolissime, molto chiaramente piccoli. Non le vediamo, ma però tutte insieme... i rifiuti, brava, digitali, che sono anche un problema peraltro, le batterie per variare lo smaltimento e così via, hanno deciso di, per dare un segnale anche di, come dire, di cura per l'ambiente, di attenzione per l'ambiente, e quindi sia per le Olimpiadi sia per le Paralimpiadi del 2020 verranno utilizzati quei metalli per bene, fare le medaglie. Ci piace il riciclo. Yes. E adesso problemi digitali e soluzioni analogiche. Vediamo cosa ci insegnerà oggi Marco. Allora, eccoci quanti qua. Di noi hanno cavi conciati così? Ora questo ma hai sembra, preso il mio? Sembra morso, cioè, da un piragna. È uguale al mio questo. Ma scusa, ma mangi il cavo? Tu, anzi so. No, aspetta, ti nutri è distrutto completamente. Perché questo lo mordi un po', antistress. No, perché si piega. Ah, no, esatto, praticamente... No. Se mangiare il cavo un po' morso, ancora no. Giuro, è morso. Mi manca. È morso. Magari il mio cane. Sì, esatto, si scherza. E allora si rompono un po', no? Vengono fuori tutti i fili, sì, le cose. No, e allora come si fa per evitare che smettano di funzionare? Bisogna rinforzarli. Un bel trucco per rinforzarli arriva da questa. La vecchia penna, quella che però ci viene sempre in aiuto, l'analogico, come sappiamo in questo spazietto che abbiamo un po' tutorial, c'è dentro sempre la mollina nella cosa, no? Sì, la molla, la metto sì, qui che c'è più contrasto. Sì, sì. E in sostanza cosa succede? Prendiamo un cavo invece buono, eccolo qua, signori e signori, un cavo buono, e sostanzialmente si prende la molla... ora io ci provo, e lo mettiamo perché... sul cavo buono, e la mettiamo, e quindi che guarda fatto? Qua, sul cavo buono, ora ce la posso fare ragazzi, vedi, e giro, e giro, e ziro, e ziro, la moto non zira, come diceva il mitico Valentino, ecco qua, zira, niente, zira, 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 ormai l'abbiamo perso, l'abbiamo perso, no, e vabbè, mi viene così, quando sono... è diventato anche vedete, imitatore, vedete qua, dov'è, qua. Qua così, vedete, gli dà, adesso si può fare meglio che questo abbrobriato che ho fatto io, e gli dà sostanza, e quindi questo fa sì che sia molto più resistente e non vi si sfilaccia. Però lo potremmo fare anche sul cavo usurato, per salvarlo. Possiamo per farlo sul cavo usurato, vuoi che te lo faccia adesso? No! No, no, grazie, andiamo avanti e leggiamo la mail che ci ha scritto Stefania. Come faccio ad impedire durante la navigazione su Facebook di scaricare automaticamente i video e quindi risparmiare giga? Giusto. È vero, bella domanda. Certo, perché tu apri e a un certo punto sì, i video partono. Partono i video, e quelli sì, ciucciano, quelli consumano byte come se niente, i video sono quelli che consumano di più. E allora bisogna disattivare la riproduzione automatica in modo che tu guardi i video e quelli si vedono solo quando tu vuoi veramente vederli. E allora, per esempio, dentro Facebook bisogna aprire l'applicazione di Facebook, se una telecamera qua ve lo faccio vedere, e andare dentro qui che c'è una tre righettine, ecco, un po' panino così si vede perfettamente, ecco, adesso che, sì, ecco qua, e poi andare dentro il tuo, ecco qua, e lì trovate qua sotto dove le io ce l'ho in inglese comunque settings, vabbè, in italiano è impostazioni e dentro, ecco, le impostazioni potete settare dentro la riproduzione, impostazione dell'applicazione, video riproduzione, e poi c'è riproduzione automatica dei video che potete disattivare. In questo modo cosa accade? Quindi quando scorriamo su Facebook... scorriamo, c'è il video fermo, sì, non c'è più banda, e se vogliamo vederlo e ci piace un po' l'immagine, clicchiamo sopra, una ditatona, un tap come si dice tecnicamente, e il video parte. E continua a crescere il nostro glossario digitale. Oggi pronti, quale parola si arricchisce? Intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale a volte è meglio dell'intelligenza umana. No, nel senso, per tutti quei, per tutte quelle funzioni. Purtroppo. Che è vero, è vero, è vero, è vero. Quindi in sostanza, tecnicamente, come c'è scritto qui, sono tutte le tecniche di programmazione che cercano di riprodurre le logiche e i meccanismi dell'intelligenza umana, aggiungerei quando c'è, perché a volte purtroppo ce ne dimentichiamo. E che cosa fa? Fa sostanzialmente, cerca di fare cose che l'uomo fa peggio. Banalmente in alcuni casi meccanismi e cose ripetitive, anche intellettuali a volte, ok? E cosa è successo? Che siccome questo porterà, magari una volta ne parliamo in modo più approfondito, un mondo in cui molti robot intelligenti andranno a sostituire l'uomo, ecco, là volevo in arrivare, una serie un po' inquietante di attività, e questo è il futuro che sta arrivando, e quindi anche al nostro posto ci saranno dei robot, ci sarà un problema, e noi cosa faremo? Come lavoreremo? Ne parliamo un'altra volta, molto però, meglio di noi. Però Bill Gates ha detto attenzione, però potremmo tassare i robot, così i robot me li immagino già sciopereranno dicendo basta tasse, basta, basta tasse. E adesso velocemente basta, la foto tasse, più cliccata, sì, su Instagram, qual è Marco? Beyoncé incinta.
Di due gemelli. Di due gemelli. Eccola. Che bella. Allora, facciamole tantissimi auguri. Brava, auguri a Beyoncé. E siccome lei è riuscita a fare più di 7 milioni di like in pochissime ore, ragazzi, stiamo parlando di una grande star. Ormai la terza diva più seguita di Instagram. Bene. E quindi vince grandemente. E noi con questo chiudiamo, ci salutiamo. Grazie a Marco Camisani Calzolari. Ci vediamo sabato prossimo, chiaramente. Yes.